Ciao a tutti e come vedete dalla scenografia, dal sottofondo, insomma, dallo sfondo, anche oggi proverò a fare una sfida, che poi è una sfida solo nella mia testa perché in realtà non è una sfida comunque. Voglio provare a fare anch'io quella routine workout di addominali che ha provato a fare Nicole di Kendall Jenner, e lei ha fallito miseramente perché secondo me non è una routine workout così complicata come può sembrare appunto a vedere lei, e quindi niente, ci voglio provare, anche perché non è nulla di più di quello che io praticamente faccio spesso, e quindi ci provo. E prima però ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare anche la campanellina per le notifiche e di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, perché lì posto spesso, quasi tutti i giorni. E quindi io niente, direi di iniziare a fare questa routine che dura più o meno 7 minuti. E ho visto che non l'ho vista tutta tutta, però ho visto che comunque le ripetizioni o comunque la durata di ogni esercizio non è così ampia, cioè così lunga, quindi dovrebbe essere abbastanza semplice, e quindi io direi di iniziare. Thank you.
finito e praticamente io non ho mai fatto pausa tranne dopo questi praticamente, perché questi erano 20, ma tra che ho visto quello che dovevo fare, insomma, lei aveva già finito e continuava, quindi ho stoppato, li ho fatti 20, sono tornata indietro per poter poi fare il Russian Twist, però se no non mi sono fermata mai. È veramente un allenamento fattibilissimo, perché sono 30 secondi a esercizio, quindi è veramente semplice, come sentite non ho nemmeno il fiatone, quindi posso dire che una semplice youtuber sconosciuta come me ha battuto una influencer come Nicole. Sono più soddisfazioni. No, io veramente spendo giusto due parole, perché non so come lei abbia potuto fare un video del genere scherzandoci su, sulla sua proprio assenza totale di allenamento, perché alla fine, cioè, per fare questo allenamento qua del video non è che bisogna stare ad allenarsi ore e ore a fare chissà cosa. Io mi alleno a casa facendo, sì, fatico, però insomma mi alleno da sola, quindi insomma non è che io abbia una palestra, eppure l'ho fatto tranquillamente, quindi allenandosi con costanza tutti i giorni cioè, si arriva comunque ad avere una certa forma fisica, che comunque serve per la salute, per le articolazioni, per la schiena, per i problemi cardiovascolari, cioè è un tipo di prevenzione di malattie. E considerate che poi io ho ben 13 anni più di lei, quindi sono soddisfatta. Quindi fatemi sapere se anche voi avete fatto questa routine di Kendall Jenner e se ci riuscite a farla, oppure se siete nella condizione di Nicole e magari il mio video vi ha spronato a iniziare a piano piano ad allenarvi. Quindi niente, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!